Benvenuti allo spazio di reti civiche Iapigia Sant'Anna. Oggi è il secondo appuntamento del Riciclarte Design. Io sono Fanny Cavone, un architetto e designer. E ci occuperemo di rigenerare elementi scartati, dando loro una nuova vita. Ci dedicheremo all'immaginario legato al mare. Così, dopo l'estratto di una lettura del testo di Shakespeare, La Tempesta, dove partiremo da un naufragio, da un evento drammatico, il naufragio di una nave, così realizzeremo delle lampade, delle lanterne, con la corda che rievoca il mare e la luce che ci ricorda questo amore tra Miranda e Ferdinando. Miranda così chiede a suo padre Prospero: padre, ma non mi avete ancora detto perché avete scatenato la tempesta? E Prospero le risponde: perché quella nave che la fortuna ha mandato puntuale all'appuntamento ha condotto alla nostra isola quel traditore di mio fratello Antonio, insieme al re di Napoli, Alonso, complice del tradimento. Ma adesso non farmi più domande. Anche tu hai un appuntamento. Stai scivolando nel sonno. È un sonno buono. Lasciati andare. Non puoi resistere. Questi nostri attori erano tutti spiriti e si sono dissolti nell'aria sottile. E come la costruzione irreale di questa visione, le torri incoronate di nuvole, i magnifici palazzi, i templi silenziosi ed il grande globo stesso, tutto questo si dissolverà. Come questo inconsistente racconto in una nuvoletta di fumo. Noi siamo fatti della stessa materia dei sogni e la nostra piccola vita è circondata dal sonno. E così nacque la musica, la nostra isola è il nostro mondo. E per questo ad ogni luna nuova raccontiamo questa storia a tutti voi, perché ricordiate di Prospero, Ariele, Miranda, Ferdinando e della grande tempesta da cui tutti siamo nati. Allora, per realizzare queste lampade abbiamo recuperato degli elementi sia naturali che elementi vivi, elementi diciamo morti. Abbiamo della corda, abbiamo delle lampadine, un filo di una vecchia lampada da comodino, e recuperiamo il suo portalampada e la sua accensione, una cordicina dello spago e poi utilizzeremo della tela. Una tela o si può usare anche un tessuto, un tinta unita chiaro. Oggi nel laboratorio ci aiuterà Sveva, che è qui con noi e che insieme a noi dipingerà le nostre lampade. Utilizzeremo dei colori naturali. Sveva, puoi dire e elencare quali sono i colori naturali che utilizzeremo? Curcuma, rape rosse, tè verde, aceto, cavolo rosso. Adesso tagliamo la tela. Realizziamo due elementi, due rettangoli circa di 35 x 60 cm e procediamo con il taglio. Adesso con i nostri colori naturali possiamo iniziare a dipingere. Adesso mettiamo anche un po' d'acqua e possiamo diluire i nostri colori, volendo.
passando dal cavolo rosso, possiamo pulire il nostro pennello e prendere un altro colore, ad esempio la rapa rossa. Utilizzeremo anche bicarbonato di sodio che sovrapposto ai colori modifica il colore stesso. Adesso con l'aceto possiamo fare tante bolle di acqua. Possiamo utilizzare anche uno spazzolino, un vecchio spazzolino che non utilizziamo più, è lo stesso. Possiamo bagnare le setole nell'aceto e con un bastoncino di legno schizzare l'aceto sulla tela. Nel frattempo che aspettiamo che le tele si asciughino, il colore si asciughi, prepariamo la nostra corda. E prendiamo il nostro filo che avevamo recuperato e avvolgiamo la corda su di essa. Ovviamente misuriamo la dimensione e la lunghezza della corda a seconda della lunghezza del nostro filo. Ok, dopo aver misurato la nostra lunghezza della corda, la possiamo tagliare e prendere quella che ci occorre. Adesso, dopo aver avvolto la corda intorno al filo bianco, leghiamo i due capi, l'inizio e la fine, li blocchiamo con dello spago o del filo di juta. Adesso monteremo le nostre tele intorno al cavo, al nostro filo, alla nostra corda. Però ripieghiamo la parte superiore della tela con 2 cm di bordo. Adesso montiamo la tela intorno alla corda e la fissiamo col filo di spago, ok? Devi mantieni così, bravissima!
siamo, ne abbiamo realizzate le nostre lanterne. Abbiamo inserito delle lampadine, le abbiamo accese. Ecco qui. Ecco, siamo qui all'interno della chiesa di Sant'Anna, nel quartiere Sant'Anna di Bari. E nel nostro quartiere abbiamo acceso le lampade realizzate insieme. E così come l'amore si è acceso tra Ferdinando e Miranda, abbiamo acceso le nostre lampade nella nostra bellissima chiesa di Sant'Anna.